Beh, non mi hai detto niente dell'unicorno comunque. Ah, perché è piccolo. Giustamente, quando uno ha l'unicorno piccolo... E non è che prendi commenti. Sì, ma com'è stretta? Abbastanza, sì. Ma di solito se è stretta alle persone piace di più. Beh, non hai tutti i torti. Quando è larga sono capaci tutti, capito? Cioè, è nella strettoia che si vede il vero uomo. Allora, troppa gente. Sono usciti tutti dal letargo? È stretto, porca vacca pelandona. Oh. Ci stava avere una macchina davanti, dai. E me tanto non è che puoi andare forte. Questa è una C-Max, è la macchina del T-Max. Sì. Stessa famiglia. Sova qua. Bestia. Ma che ti fa passare? Grazie. Se alzi la mano da quel lato lì, mi domando io che cacchio veda. E beh, l'altro c'è l'acceleratore, Tira fuori il piede. Sì, beh, diciamo che stiamo partendo veramente male. Oh, una chiesa, sì. Sì, no, veramente, beh, cioè... Oh, dov'è? Dove sono i colli della Francia? Perlomeno è fresco. Perlomeno c'è l'ombra. Esatto. Beh, non mi hai detto niente dell'unicorno comunque. Ah, perché è piccolo. Giustamente, quando uno ha l'unicorno piccolo... E non è che prendi commenti. Dritto? Sì, dritto. Strada chiusa. Allora, lunedì 7 settembre. Sì, se uno c'ha il corno piccolo e sai, dispiace, però sì, se lo lascia andare un po' piano piano. Tipo l'altro ieri sera quando sono arrivata a casa c'era la tipa sotto di noi che si sentiva tipo dal cancelletto che urlava, che rideva come un'oca. E ho pensato, di qua? Immagino di sì, sarà in salita. E ho pensato, cos'è che gli ha guardato il pene? Oh mio Dio. No dai, non può essere questa. No dai, per favore. No dai, sarà giù, è impossibile che è questa. Cioè... Comunque Tesla Model S col cavo attaccato. Ma cos'è che sta facendo? Sta ricaricando? Eh sì. Questi vanno dritto però, eh. No... E controlliamo in che strade. Ho capito, ma loro c'hanno l'adventure. Lo so, ho capito, ma se metti che è di là, che c***o facciamo? Appunto, controlla. È un secondo. Ah no, guarda che tornano dietro anche loro. Ah, ok. Ah, mi stavo dicendo, infatti, boh. Ciao. Nessuno che saluta. Perché vedi il bivio in salita e dici, boh, sarà in su. Invece era in giù. E la macchina ci ha ripassato nel frattempo. Vabbè dai, come è stato gentile una volta, sarà gentile anche la seconda. Ah, vedi? Grazie. Occhio che scende una macchina. Occhio. Sì, ma com'è stretta? Abbastanza, sì. Ma di solito se è stretta alle persone piace di più. Beh, non hai tutti i torti. Quando è larga sono capaci tutti, capito? Cioè, è nella strettoia che si vede il vero uomo. Oh, strettoia, tu avvisami però se arrivano macchine. Arrivano due moto. Però magari ricongiungiamoci. Sto arrivando. Un qua. Occhio che è stretta.
sporca. Occhio che è sporca. Occhio che è tutta rovinata. Aia, il culo. Allora. No, veramente, c'è veramente bucciato. Per ora. Aspetta di arrivare in cima. Vedremo. Per ora è imbarazzante, a dir poco. Cioè, anche perché vista non ce n'è, che è tutta contro la montagna in mezzo al bosco. Perlomeno è fresco. L'unica nota positiva. L'asfalto, cioè, fa veramente pena. Pieno di curve cieche, non si vede niente, si vede. Vero, pieno di curve cieche anche. Occhio che tu sporco lì per terra. Te mi sembra di andare sul Maniva. Madonna, veramente. Te lo ricordi? Mamma mia. Flashback. Un cerchione appeso lì. Che boss de merda. Magari poi arrivi su, stupendo. Porca. Bello. Meno male che abbiamo i K che sono da enduro. Sì, esatto. Occhio. Manutenzione stradale ottima. Occhio che qua fa schifo. Vado. La. Cos'è? Tra la sabbia, le buche, guarda qua. Ma si può avere delle strade conciate in questa maniera? Ma neanche in Burundi, eh. La Madonna, cos'è qua? End of flashback. Poi qualcuno mi ha anche detto, no, ma è bello. Sì. Ma mi sa che l'asfalto bello non l'ha mai visto. Chi mi dice che l'asfalto del Maniva non è male? Sì, infatti. Attenzione, 200 metri di asfalto decente. Wow. Emozioni. Quanto andavano veloci quelli che ci hanno sorpassato? Non ci sono già più. Abbastanza veloci. Ma dici che la chiudono per sistemarla? Ma speriamo. No, è stato chiuso per lavori di scavo. Ah, cercano i dinosauri? No. Perché queste buche qua, un attimo, trovare i dinosauri. Eh sì. Le mucche. Ma che bevono dalla vasca? Ciao, guardatine! Bello, tornante bello. Sembrava un carabiniere con la paletta. Perché aveva delle mani grandi. Orco cane. Bestia. Minchia. Che rischio. Stavo per andare nel bosco. Bestia, bestia. Bello vallamento. Ah. No. Ah. 24,9, finalmente una temperatura piacevole. Tornante. Bestia. Oh, ma devono segnarli sti nomi. Occhio che occhio. E Luna Colombo va davanti. Attenzione, Luna Colombo va davanti. Giusto per non perderci. Oh, comunque c'è bisogno di strade larghe, senza buche. Sì, beh, largo stretto, vabbè, ma cioè le condizioni di questo asfalto qua veramente imbarazzanti. Cioè, il fauniera era partito male, ma si è ripreso strada facendo. Qua siamo partiti male e stiamo continuando male. Allora, percepisco forse una vetta. Una vetta. Sarebbe che ora sono le 3:30. Allora, c'è un cartello, Elva, tornante, sporco, buche. Questo asfalto sta mettendo dura prova il mio sedere. Mamma mia. E mo? No, mi sa che era il... Dove c***o è? Sempe? Siede che la cima del passo è da questa parte. Aspetta, c'è la macchina che arriva? No.
Beh, Luna Colombo ha sbagliato strada come al solito. Minchia, ma che cazzo. Ma tu le domande non devi farte dopo che ho oltrepassato il cartello, devi farte prima del cartello. Ma ho capito, ma l'hai visto? L'ho visto solo perché ho girato, cioè mi sono guardata indietro a guardare. Solo mica si vedeva. Guarda in mezzo ai campi di glicine. Aspetta che guardo se è giusta. Ah, Sampeire c'è scritto di qua. Sì, perché di là scendi. Se andrevi dritto scendi più avanti nella strada. Mentre Sampeire è avanti qua il colle. Svalichi e scendiamo giù a Sampeire. E poi da lì prendiamo per andare a fare il colle dell'agnello. Ok. Poi quando arriviamo giù al paese facciamo benzina, perché è sempre meglio farla, perché poi dobbiamo fare l'agnello e quando scendiamo in Francia non so come sono i paesi. Quindi giù qua in Italia facciamo un rabocchino e poi andiamo a fare l'agnello. Bene fans, Luna Colombo ha ritrovato la strada, quindi niente, adesso andiamo a vedere com'è. Dai, il panorama non è male. Ma oddio, il panorama mi sembra faccia abbastanza schifo invece, non si vede niente giù di là. Ah sì, sì, perché è torbido, no, però da questa parte invece non è male. Beh oddio, la fauniera era molto più bello, eh. Sì. Dai, sorpassami un po' di volte. Oh, le mucche, ti ho anticipato. Ce n'è soltanto uno marrone. Oh, ciao. Ciao. Bella vita. Sì, beh, oddio. A parte quelle da latte, le altre non è che vanno incontro proprio. E quelle da latte di solito sono dentro a una stalla attaccate a un mungitore automatico. Che almeno non ti mangiano. Macchina. Attenzione! Porco cane, che imbarcata. Sì, beh, carino, ma non eccelso. Sì. Ah. L'hai presa in pieno. Sì, mi sono alzata, ma mi è venuto lo stesso da fare il verso. A giudicare dal fatto che sono tutti lì fermi, sarà la cima. Non c'è neanche un cartello? Belle le nuvole. Bello, no, bello. Ma scusami, ma il cartello del passo? Io non l'ho visto. La Madonna. Ma che tempo di merda c'è da questo lato? Ma per mangiare? O ci arrampichiamo da qualche parte o proviamo a scendere. Dai, vediamo cosa c'è più avanti, che qua c'è troppa gente. Luna Colombo adesso fa inversione nella stradina per tornare su a riprendere la cima del passo. No, dai. Ah, quindi sei una bugiarda. Vabbè, vediamo com'è. No, andiamo avanti, dai.